Ciao ragazzi, oggi giornata speciale, anzi evento speciale. Ancora una volta metteremo alla prova il nuovo iPhone 14 Pro dove in un matrimonio. E quindi in questa nuova avventura andremo a realizzare un contenuto completamente in verticale girato con iPhone 14 Pro. Di oggi andremo a testare il nuovo iPhone 14 Pro in un matrimonio, andremo a testare tutte le ottiche e andremo a vedere che contenuto perfetto si può ottenere con un semplice smartphone. Ora però sono mega in ritardo, quindi passo e chiudo. Ok ragazzi, dopo essere tornati da questo fantastico matrimonio e dopo aver filmato con il nuovo iPhone 14 Pro tutti questi contenuti in verticale, è il momento di iniziare a registrare, o meglio è il momento di iniziare a montare il video insieme a voi con la mia applicazione preferita in assoluto su smartphone, ovvero InShot. Innanzitutto non vi preoccupate, se siete interessatissimi a questo argomento, prossimamente ci saranno molti video dedicati sulla parte tecnica di montaggio video attraverso smartphone, ma ad oggi vi voglio tramite questa telecamera portare un po' nel vivo del montaggio e darvi quelle informazioni basiche per poter permettere a tutti voi, anche a voi, di costruire delle storie, di raccontare delle esperienze che vivete ogni giorno. Quindi iniziamo subito con lo smartphone a montare questo video dedicato al matrimonio. Apriamo InShot e vediamo subito video, foto o collage. Andiamo subito nei video e come vedete qua c'è già un progetto nuovo che ho già caricato prima, onde evitare di perdere troppo tempo in registrazione, però andiamo subito a farne uno nuovo, così parliamo subito della famosa tela, il primo passaggio fondamentale per la costruzione di un video. Mettiamo un pochettino di video a caso e come notiamo la prima fase è la tela, ovvero la proporzione, quello che ci permette di capire il nostro video dove andrà pubblicato, se andrà su TikTok, se andrà su YouTube in 16 noni o 9 sedicesimi. Insomma, attraverso la nostra tela noi, facendo originale, metteremo il nostro video, il nostro frame in modalità originale e cliccando le diverse impostazioni noi possiamo decidere il nostro progetto che ruolo avrà e che proporzione avrà per essere pubblicato nei nostri social. In questo caso il nostro video è orizzontale, quindi io in questo caso non andrei a croppare e farei 16 noni, ma attenzione, l'originale, come abbiamo detto, è in 16 noni, ma noi dobbiamo andare eventualmente su Instagram Story o su TikTok. Perfetto. Io mi trovo in un filmato verticale, qua abbiamo un altro file orizzontale, vado su tela, riempimento ed eccoci qua il nostro formato orizzontale come è diventato verticale. Altro aspetto molto importante che ci tengo particolarmente a dirlo, mettiamo che come ben sapete pubblicare i video senza canzoni no copyright te lo bloccano, ma a volte trovando dei remix e con un po' di culo, se si vuol dire, abbiamo anche la possibilità di pubblicare le nostre storie, le nostre avventure, le nostre vacanze scegliendo una canzone a caso. Quindi io ho scaricato tramite un'applicazione che presto in un nuovo video dedicato vi farò vedere, un nuovo video con una canzone che mi interessava, in questo caso la canzone famosissima della Bella e la Bestia, che mi sembrava molto romantica per un matrimonio. Sono andato a scaricarla e mi sono trovato il classico video di YouTube direttamente sul mio telefono. Una volta scaricato noi andiamo a prenderlo, quindi in questo caso clicchiamo il pulsantino più video e come vedete io ho da qualche parte, vediamo se ho fortuna di trovarlo subito, eccolo qua, Bella e la Bestia. E io caricando il video della Bella e la Bestia mi troverò direttamente tutto il video della canzone che me ne frega meno di niente. In questo caso io clicco sul file, vado su musica, clicco su il formato e come vedete c'è scritto estrai audio. Estraendo l'audio a me mi esce direttamente l'audio in timeline, quindi guardate qua l'audio è estratto e io semplicemente vado sul file, elimina, e ho la canzoncina sotto il timeline, ok? Ma già che ci sono, visto che stiamo iniziando a montare il video tutti quanti insieme, io ho l'audio che mi disturba degli altri frame, in questo caso sono nella categoria musica, vado qui, abbasso l'audio, voglio abbassare l'audio di tutti i frame, non ci sono problemi, qua a volume applica tutto, io abbasso tutti i volumi e come potete vedere abbiamo la nostra canzone preferita per poter applicare
per poter raccontare al meglio la nostra esperienza. Ma adesso andiamo nel vivo di questo montaggio video. Andiamo indietro, salvo bozza, e andiamo a costruire un video tutti quanti insieme. Come? Io, come vedete, ho già caricato tutti quanti i frame. I frame sono ben 208. Questo video sarà in verticale, quindi andiamo su tela, andiamo a controllare che la proporzione è impostata su 9 sedicesimi, che è proprio il risultato che voglio ottenere finale, ovvero questo video verrà pubblicato nei reel di Instagram come report dell'evento di questo matrimonio. Andiamo subito a fare il passaggio che vi ho già fatto vedere in anticipo. Su più, andiamo su video, andiamo a cercare Bello la Bestia, facciamo ok. Come vedete, questo è il video, questa è la canzone. Noi clicchiamo sul video, andiamo su musica, clicchiamo su il video, estrai audio e abbiamo il l'audio estratto. Ora semplicemente clicco ancora sul file, vado su musica, vado qui e come vedete abbiamo la nostra canzone separata dal file, dal frame. Ora semplicemente io andrò qui, eliminerò il mio file e voilà, abbiamo la magia. Ultima cosa da fare, questo video non sarà parlato, non ci sarà neanche un po' di storytelling, quindi praticamente andrò sul frame, come vi ho già fatto vedere prima, precedentemente, andiamo su musica, estraggo l'audio e abbasso tutte le clip, come facendo così il volume applica tutto e tutte le clip sono silenziose, quindi a me mi rimane solo che montare il video con la canzone di Bella la Bestia. Quindi è un video report di un matrimonio, girato tutto in verticale ed è il momento di montare insieme questo nuovo video. Ok, recuperiamo gli occhiali, perché stavo impazzendo, e torniamo al montaggio. Ok ragazzi, ci siamo, abbiamo fatto il primissimo montaggio, ovviamente siamo molto larghi, 1 minuto e 46, ora andremo a fare un salvataggio. Ho come mio mood, come vedete il progetto è abbastanza lungo, siamo arrivati a 1 e 46, io esco. Mi si salva automaticamente in bozza, ma la mia abitudine qual è? Cliccare pulsantini, tre pulsantini, copiare e ho il secondo progetto, quindi questo secondo progetto ci permetterà di asciugarlo il più possibile e mantenere anche il primo, dovessi fare qualche cavolata, perché comunque non sono col PC ma sono con smartphone, quindi non siamo così troppo comodi, anche se comunque comodo. Andiamo a cliccare quindi il progetto in copia. E ora andiamo a vedere un'analisi di tutto questo in shot. Una volta che ho tutto questo cut, ho già un premontato, andiamo a parlare di tutte le impostazioni che in shot ci permette di fare. Andiamo subito a parlare nuovamente della nostra tela. La nostra tela è quel mezzo che ci permette di decidere in che proporzione realizzare il nostro video, se vogliamo fare per Instagram Story, per YouTube. E qui avete tutte le impostazioni che possiamo decidere. Come vedete, queste riprese di sono state realizzate già in verticale, se dovessi fare originale non cambia nulla, ma se dovessi cliccare 16 noni vedete che dovrò poi sistemarlo. Come sistemarlo? Ve lo ci ho fatto vedere, andiamo su zoom, riempimento ed eccoci qua, ma non è il caso che voglio fare, quindi ritorniamo indietro, io torno di qua, vado su tela, proporzione originale e siamo a posto, 9 sedicesimi e tela abbiamo visto. La musica è quello che ci permette di mettere la musica nel nostro frame, nei nostri diversi frame, e qui troviamo musica che troveremo nella nostra libreria presente nel nostro iPhone, oppure la classica musica che possiamo esportare attraverso tutte le applicazioni, come in questo caso ho fatto io, scaricando video da YouTube, o in questo caso abbiamo anche la possibilità di registrare e scaricare effetti o registrare la nostra voce. Quindi se vogliamo applicare anche un bel voiceover possiamo farlo direttamente con InShot. In questo caso io clicco registra, 3, 2, 1 è il timer e io mentre sto parlando sto registrando, stoppo e avrò il mio parlato. In questo caso non è il nostro caso e quindi non lo facciamo. Nuovamente andiamo a vedere gli sticker, ma non è secondo me importante. Se vogliamo aggiungere un testo semplicemente noi cliccheremo il testo, lo sposteremo come vogliamo e qui parleremo eventualmente in un prossimo video un po' dettagliato più sul come montare dei video con InShot. In questo caso le cose basilari che mi sento di dirvi sono proprio i filtri, se vogliamo applicare il classico filtro colorazione vario che non faccio mai ma lo sistemo direttamente io manualmente.
Pip non ve lo spiego in questo video, quello che vi serve assolutamente sapere è dividere, cioè se io questa clip voglio dividerla già qua, io clicco dividi, elimino e quella parte divisa, cliccata o comunque selezionata andrà a scomparsa. Ma se non mi piace questo metodo e voglio comunque accorciare le cose, mi basterà col pollicione spostare a mio piacimento quando voglio tagliare, così mi guardo anche velocemente. Un po' una cosa soggettiva, scegliete un po' voi qual è il metodo migliore. Come vi ho già fatto vedere, qua ci sarà il nostro elimina. Quando una clip non mi piace, clicco semplicemente dove c'è la clip selezionata e quindi siamo a posto. Velocità è quello che faremo in un altro video dedicato, quando faremo un po' di stop motion, un po' di b-roll, vi farò vedere com'è, però semplicemente regoliamo la velocità delle clip. Ora andiamo nel vivo e procediamo subito a costruire il video un po' più smart, lo accorciamo un po', lo rendiamo un po' più compatto. Quindi ora ritorno zitto e andiamo a montare. Ok ragazzi, ci siamo, l'abbiamo ancora accorciato a esattamente un minuto, lo salviamo in bozza e applichiamo la stessa identica cosa, tre puntini, copiare, seconda copia a un minuto e cerchiamo ancora di renderlo ancora più short. 51 secondi, è il momento di salvarlo, quindi clicchiamo il pulsantino rosso, qua è il pulsantino rosso, la freccetta in su. Cliccando salva troviamo la modalità di risoluzione che decideremo in base alla qualità che abbiamo registrato. Io ho registrato tutto in HD, quindi mi va bene il 1080. I 30 fps no, io ho salvato tutto, ho filmato tutto in 60, quindi teniamo la qualità. Formato lo teniamo in MOV, così aumentiamo un po', e io direi di esportarlo. Ragazzi, siamo alla conclusione di questo nuovo video, spero di esservi stato utile, anzi fatemi sapere se conoscevate InShot, se utilizzate altre applicazioni e se vi è stato utile questo nuovo video dedicato a InShot. Come vi ho già anticipato prima, non vi preoccupate perché questo è solo l'inizio di questa grandissima categoria dedicata a come montare video su iPhone. Sicuramente creeremo nuove esperienze e sicuramente monteremo diversi video insieme per darvi quelle informazioni maggiori per essere super pro con InShot e con iPhone. Noi ci vediamo alla prossima, scrivetemi nei commenti se vi sono stato utile, se anche voi utilizzavate InShot, se lo conoscevate o meno, insomma scrivetemi nei commenti tutte le domande che volete farmi. Noi ci vediamo alla prossima, iscrivetevi al canale per supportare il mio progetto se vi va, e grazie a tutti per la visione. Io sono Mattia Corradini e vi lascio l'ultimo pezzettino, l'ultima volta, questo fantastico video in verticale dei miei super amici. Ciao! È una storia, sai, vera più che mai, solo amici e poi uno dice un noi, tutto cambia già. È una realtà che spaventa un po', una poesia piena di